Non lo so. No. Perfetto, benvenuti. Possiamo iniziare i lavori e cedo la parola a Federico Casella che sarà il chair della prima sessione. Perfetto, grazie a tutti, benvenuti, saluto le persone che si sono collegate online. Perfetto. Ringrazio quindi appunto tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa conferenza, siamo contenti di essere riusciti alla fine a poterla portare a compimento, anche se in modalità mista, ma diciamo date le circostanze era il migliore dei mondi possibili delle eventualità. È stata rinviata più volte, ma appunto siamo contenti di poterla incominciare in queste due giornate, 21 e 22 ottobre. Appunto saranno varie sessioni dedicate ad analizzare puntualmente ogni aspetto del pensiero antico, dai presocratici fino alla tarda antichità pagana e cristiana. Quindi io direi che non voglio rubare altro tempo se non ringraziare tutti coloro che l'hanno resa possibile, le mie colleghe Chiara e Beatrice, naturalmente, i professori relatori che hanno accettato di partecipare, di prendere parte alla conferenza, il Collegio Ghislieri che ospita questo evento e naturalmente poi l'Università di Pavia che ha finanziato l'evento attraverso il programma di eccellenza 2018-2022. Quindi direi che senza altro indugio posso iniziare con la presentazione dei vari presentatori. Arrivo subito. Recupero. Saluto intanto Leon Walsh. Hi Leon. Good morning, good evening, depending on your jet lag. Buongiorno. I will just introduce you and then I will give you the opportunity to present your paper. Leon Walsh è dottore di ricerca presso l'Università di Chicago con una tesi sul concetto di natura, physis, nella poesia e filosofia greca arcaica. È attualmente visiting assistant professor presso la Colgate University degli Stati Uniti. Ha all'attivo varie pubblicazioni nell'ambito soprattutto della filosofia presocratica ed è attualmente responsabile del progetto Physis Kai Futa, on Nature and Plants in Ancient Greece, che si articola in una serie di seminari sulla concezione greca delle piante. Il suo intervento si intitola Learning Matter in Empedocles. Leon, you have 30 minutes for your presentation, then we'll move on to the next speaker. The discussion of your paper will take place at the end of the entire session. So thank you very much again. Thank you, Federico, and Chiara and Beatrice for this wonderful conference. I'm honored to be presenting first, although, of course, bring some pressure, but I hope that it will be of interest. Okay, can you enable screen sharing? I wanted to share my handout. For those who are participating through Zoom, I have shared my handout through a link in the chat too. I think now you are able to share your screen. Yes, okay. Yes, thank you. Okay. So, the central problem that I want to discuss with you all today is that in Empedocles' cosmological fragments, we get some instances of the verb manthano, usually translated as to learn, right? As the activity of the four roots or elements, either as growing together or apart. And I want to focus on this usage as a semantic and conceptual problem, both within Empedocles' own fragments and historically, to figure out what exactly it is that the elements or roots again seem to be doing when they quote unquote learn. As some contextualization of my thoughts,
I offer here some debatable parallels. First, so it could be, of course, mere poetical personification, which seems to be one alternative considered in the scholarship. So here we have a parallel from the poet John Updike, "Clumsy Matter Learns to Dance." But then on the other hand, it could be some sort of panpsychism, which of course has been considered for Empedocles, and the details of which we'll get into, where we see here, for instance, a parallel in a recent text: as matter learns to compute, right, it becomes selective about the information it accumulates and the structures it replicates. So things like this made me wonder, when reading Empedocles, to what extent his use of Manzano could anticipate these more recent uses of learn or comparable things, even. So looking at my final parallels there from Bacon and from Nietzsche, right? The usage of notions such as consuetudinis or customs, or maybe even local law would be a better translation, in contrast with fundamental and common laws, or Nietzsche's suggestion that there is a memory in matter, right, as part of the expression of the will to power, that is analogous to our memory, that reveals itself in heredity and evolution of forms, and similar ideas that have been expressed by the likes of Whitehead and Bergson and so on. So again, that's the larger context in which I'm looking at Empedocles today, to see again whether Empedocles more clearly anticipates recent developments in a sort of panpsychist or vitalist approach to matter than he does the more standard view of matter that took hold in the modern period. So this is a first bit of background too. I thought it would be helpful to refresh everyone's memory of how what we might call matter is treated in Empedocles. So we see this famous fragment: "Hear first the four roots of all things, bright Zeus and life-bearing Hera and Idoneus and Nestis, who with tears wets the mortal spring." I won't get into the debate, but they must be identified to some extent, or rather they must be identified in some configuration with, again, what we would call elements, as we see in the next fragment: fire and water and earth and air. And so we have these four, again, elements or so-called roots, although I would stress that that is not a technical term in Empedocles' usage, only occurs once. I think much more of it has been made of the rhizomata, that is, than I think should be made of it. But in any event, we have these four roots, which are clearly identified with gods in some sort of allegorical fashion, but are clearly presented as having some sort of life, right? And as we'll see, also some sort of intelligence. And these four elements are governed in turn by Aphrodite or Philotes, and strife or Neikos, such that on the standard interpretation, there is a cosmic cycle alternating between the domination of Aphrodite, when all elements are combined in a perfect mixture, and a state of separation at the other end of the cycle, into the elemental masses under the domination of strife, which drives them all apart into their separate again elemental masses. So now we turn to the uses of Manzano. The first that we see here in 3a is in fragment 26, where we read, "Thus, insofar as one has learned, or as they have learned to grow as one from many, and again from one growing apart, many result, they come to be and do not have a constant life. Insofar as these never cease exchanging continuously, they're always immovable in a circle." So again, note that the perfect one has learned to grow from many, as articulating the unification of all things under the spheros,
that is under the influence of love at that point in the cycle. Now, that line was inserted, has been inserted by most editors into fragment 17. We see it here in line 9. It fits nicely, but it remains debated. And so, for instance, recently Primavesi and Martin and also some other editors have called it into question again and have wanted to remove it. But in the standard text, at least, what we have is the following very, very suggestive set of lines. Twofold I will tell, for at one time only one waxed to be, grew to be from many, at another in turn grew apart to be many from one. And these never cease changing continuously. At one time in love, all coming together into one, at another in turn carried severally apart by the hatred of strife. Thus, insofar as one has learned to grow from many, and again from one growing apart, many result, they come to be and do not have a constant life. Insofar as they never cease exchanging continuously, they are always immovable in a circle. But come, hear my accounts, for learning, mathe, increases your mind. We'll return to that final mathe, but just note again, we have this repetition possibly of this phrase with the perfect, again, articulating the point of unification in the cosmic cycle. So then we turn to fragment 35, where we see now an aorist form. Again, grew mortal what previously learned to be immortal, and mixed what was previously unmixed, exchanging paths. So here again, the cosmological, verging on zoological or zoogonical account, we have the elements learning. Here they're spoken of as having learned or learning to be immortal, which seems to require to be interpreted as referring to the elements learning to become separate elemental masses. They're immortal to the extent that they are not mixed in any way. But again, we have now that aorist, which will be repeated according to Balak in a separate passage. But I also want to raise the interesting possibility suggested by the Italian editor of Empedocles, Galavotti, who construes these two lines in a much different way. So for Galavotti, instead of grew mortal what previously learned to be immortal, as you can see, it's grew what had previously learned to be mortal, right? So the prin is with the athanas, but they learned to be mortal with, so it's a snate as the predicate with anii. This is an interesting suggestion because it would unite this instance with the other in having the learning of the elements applied to the process of their mixture, again, as governed by love. But unfortunately, I think I have not been persuaded that Galavatis is an acceptable reading of the Greek, but perhaps someone would care to defend it. I would be interested to hear. So this brings us to the end of the instances of Manzano in all of the Empedoclean fragments. At the most generous construal, right, if we take the Balak's separate repetition of fragment 35, if we also take the insertion of the line from 26.8 into fragment 17.9, that gets us a total of four, two of which would be precisely repeated, which is to say that there is not very much for us to work with.
nevertheless, we'll try to reach some conclusions. But now, so I want to turn now to what other scholars have suggested. Now, one of the most recent contributions, somewhat in passing, by Alex Long here, in discussing the concept of immortality in Empedocles, is to suggest that, in fact, learned in 35, again here, probably means little more than become, right? It's not certain that he has in mind a genuinely cognitive transformation, Long suggests, which on the face of it is plausible enough. But in contrast, we find a very strong interpretation of what seems to be roughly the consensus among Empedocles scholars in Trepanier's account here, where we read in both cases, that is fragments 17 and 35, and others could be cited, he notes. I'm not so sure about that again, except simply 26:8. This intriguing and consistent identification of impersonal cosmic change with learning makes it clear that we are dealing with more than a merely ornamental metaphor, right? So it's not just clumsy matter learning to dance. It must be some sort of panpsychist notion of the elements under some sort of robust cognitive description. Now, to call that stronger reading into question, I want to note first that Manzano, as I've shown, is never used in Empedocles with a human subject. For the learning of doctrine by the addressee, Empedocles uses instead Puntanum. Although historically speaking, it seems, you know, Manzano was already used by other authors, including even Parmenides, for more intellectual learning. But in Empedocles, at least, Manzano is not used in that way. And these doubts are reinforced when we look at some other discussions, even already in the LSJ, where we read that Manzano can also mean to acquire a habit of, right, and particularly in past tenses, namely the perfect and the aorist, to be accustomed to. Where, as we see here, the very first reference is to Empedocles, and then several very interesting ones from Hippocrates. Somewhat rarely, Wright, the English editor of Empedocles, translated accordingly. So with mimatheca as is accustomed and mathon as were accustomed. Unfortunately, Wright didn't comment on this choice, so it's not clear that the choice of accustomed is meant to downplay any suggestion of cognitive capacity. But in any event, we have that possibility suggested. And in support of that, there's a very interesting discussion that, as far as I've seen, is neglected in the Empedocles scholarship. And that comes in this next item from Bruno Snell, where he argues that have learnt, right, as the aorist or as the perfect of Manzano or translated, is in fact perhaps inappropriate for the earliest uses. He's focusing at this point on two instances from Homer that we'll look at in a moment. And he suggests that instead, something like "I am accustomed," right? Again, instead of "I have learned," "I am accustomed," is more appropriate. And then immediately cites Empedocles fragments, and again some very interesting ones from Hippocrates. So I just wanted to share these briefly to give us some historical context. We see first that the two passages from Homer that Snell was discussing there, where we have, right, epemathon emenai estlos and alepeun de erga kak emathen. So since I have learned, on the again, conventional reading,
since I have learned to be good, but since indeed he has learned bad deeds, where one can see why Snell and others would insist on be accustomed as opposed to learn, which might suggest something a bit stronger. We have two very interesting uses from Hippocrates that show just how unintellectual, how non-cognitive the usage could be not long after Empedocles. So in the second line there from On Regimen and Acute Diseases, we read, Memathekasi demakroi hoi puritoi hoi toioide ginestai. Fevers of such a sort are accustomed to be long. Or fevers, of course, cannot be interpreted as having any sort of cognitive capacity. And likewise, in the next one from the gynecological treatise, we read that menses occurs earlier or later to memathekotos, than is usual, than is customary. Right, so we have a very, very attenuated notion of manzano, especially in the perfect, not long after Empedocles. So what I want to suggest is that perhaps what we're seeing in Empedocles is, as Snell argues, something in between what we see here in the Iliad and Odyssey and what we see in Hippocrates, that any particularly cognitive capacity is probably not at issue, that we cannot rely upon these instances of manzano to argue for Empedocles' panpsychism. That it's weak evidence, possibly can be interpreted along those lines, but again, it's weak evidence for it. However, with that said, we do learn from other fragments, and particularly fragment 110 here, item 6, that Empedocles did have some sort of panpsychist doctrine, so to speak. And that it was closely connected with his account of learning, although here we do not see any instance of manzano or puntano. So we read, for if having planted them, probably his teachings, insofar as they, like everything, are comprised of the roots or elements, if you plant them under crowded thinking organs, watch over them with pure cares, perhaps exercises, these things all will be with you throughout your life, and many other things from them will you acquire, for they wax or grow themselves into each character according to the nature of each. But if you strain for other things of the sort that among men are myriad cares which blunt their thoughts, indeed they will abandon you quickly as time goes around, longing to come to their own dear kind. For know that all things have intelligence and a share of mind. So again, here we see very clearly some sort of panpsychist doctrine. All things have intelligence and a share of mind, and that intelligence is invoked as explaining why it is that they long to come to their own dear kind and will depart if the addressee, if the disciple is insufficiently careful to retain the doctrine. And as a result, we also see that Empedocles' account of the mixing and unmixing of the elements on a cosmological level is fundamentally connected with his account of what human learning is. They are both processes of mixing of the roots under the influence of love and then the unmixing of the roots under the influence of strife. Again, it must be the case that Empedocles had a strong, a robust sort of panpsychism, but the extent to which manzano is
again, necessarily interpreted as learning in some more strong, you know, cognitive sense or intellectual sense is, I hope to have shown, not particularly clear. Nevertheless, we can agree with Bignone already in 1916 that in Empedocles there is un principio almeno, right? That seems to be fecundo, right? That is, that fra la coscienza dell'uomo e l'universo non vi può essere opposizione. Sono ambedue le forme della stessa realtà, e solo in una filosofia in cui esse coincidano può essere il vero. Empedocle è così, benché a prima vista non sembri, fuori del puro materialismo. Okay, thank you very much. I look forward to your questions. Thank you very much, Leon, for your very interesting paper. Now we move on to the next speaker. Possiamo passare al secondo relatore di questa sessione su presocratici, Platone e Aristotele, e cioè il professor Francesco Fronterotta, che appunto vedo collegato e che saluto. Presento giusto molto brevemente il professor Francesco Fronterotta, professore associato di storia della filosofia antica presso l'Università La Sapienza di Roma, e membro responsabile o fondatore di numerose associazioni come la Société d'études platonicienne, la sezione mediterranea della International Plato Society. Ha pubblicato numerosi contributi tra articoli e monografie dedicati al pensiero antico, con particolare interesse per Platone, la tradizione platonica e presocratica, Eraclito in particolar modo. Tra le sue pubblicazioni più importanti si segnalano ad esempio Metexis, la teoria platonica delle idee e la partecipazione delle cose empiriche, Pisa 2001, una traduzione del Timeo e del Sofista con introduzione note per la Burr, più volte ristampata, una traduzione e commento ad esempio dei frammenti di Eraclito, sempre per la Burr, edita nel 2013. Il suo intervento per il nostro convegno si intitola Materia e spazio nella concezione platonica della cosa. Grazie professore, a lei la parola. Grazie. Spero che mi sentiate bene. Intanto voglio ringraziare gli organizzatori di questo convegno, che ha avuto delle vicende un po' travagliate, come tutte le attività analoghe in questo periodo, purtroppo, e scusarmi anche per il fatto che, benché fosse possibile, insomma, purtroppo non ho potuto essere fisicamente presente a Pavia, ma in questa occasione era effettivamente impossibile. Dunque, per venire al tema di cui mi occuperò, insomma, su cui tenterò di dire qualcosa oggi, le difficoltà che sono connesse a una delimitazione reciproca delle nozioni filosofiche di materia e spazio in relazione alla cora nel Timeo di Platone attengono innanzitutto a un problema concettuale, perché a differenza degli atomisti, Platone, come buona parte dei pensatori, suoi predecessori, contemporanei e successori immediati, non ammette l'esistenza del vuoto, ossia di uno spazio che, privo di grandezza materiale, possa sussistere di per sé come puro contenitore, suscettibile di accogliere dei corpi in un'estensione delimitata da confini, che appunto in quanto vuota si lasci distinguere anche solo logikos dai corpi che contiene. Cioè, in altre parole, se in assenza del vuoto bisogna concepire ogni estensione spaziale come sempre piena, ne conseguirà per un verso che lo spazio presenta un'immediata connotazione materiale, come pure per altro verso la grandezza materiale e i corpi, se riempiono ogni estensione spaziale senza residui, manifestano un'altrettanto evidente connotazione locale, vale a dire che ogni regione dello spazio, identificabile in base alla presenza di determinati corpi, sarà necessariamente contraddistinta da tratti spaziali e materiali insieme. Ogni luogo risulterà perciò, in quanto pieno di corpi e privo di vuoto, di natura materiale, e a questo titolo descrivibile in termini sostanziali e costitutivi rispetto agli enti che lo occupano. E analogamente la materia, in quanto occupa interamente ogni luogo, si rivelerà di natura spaziale, perché descrivibile in termini sostrativi e ricettivi rispetto agli enti che di essa sono costituiti. Più semplicemente ancora, nella prospettiva che emerge dal Timeo di una stretta e indissolubile connessione, se non di identità,
di estensione spaziale e grandezza materiale che si produce per la negazione del vuoto, avremo che un luogo sempre pieno non solo accoglie, ma propriamente compone i corpi che lo occupano, come anche una materia onnipresente non solo compone, ma propriamente accoglie i corpi di cui è la materia costitutiva. Una simile premessa concettuale sembra comportare alcune conseguenze, la cui tematizzazione costituisce l'oggetto del mio breve contributo. Sembra infatti inevitabile formulare l'ipotesi di una nozione in qualche misura mista e la cui possibile ambiguità andrà presa perciò in considerazione, di un sostrato spazio-materiale a sostituire le due alternative nozioni di luogo o spazio e di materia. Come vorrei tentare di mostrare, soprattutto attraverso un esame dei passi pertinenti del Timeo, da un punto di vista dottrinario, e avrei voluto, ma mi sono reso conto che non avrò il tempo di svolgere anche questa parte, attraverso un'analisi lessicale delle occorrenze dei termini pertinenti, dunque hora, topos, edra, che ho svolto, ma di cui potrò darvi soltanto, come dire, l'esito in qualche modo conclusivo. Non ripeterò neanche, perché è noto a tutti, lo schema a un tempo narrativo e ontocosmologico che fin dal principio dell'esposizione di Timeo viene introdotto e che si basa notoriamente sulla distinzione fra due generi di cose che sono: ciò che è sempre senza avere generazione, che corrisponde al modello intellegibile che si coglie con il ragionamento, e ciò che sempre diviene senza mai essere, che corrisponde all'ambito sensibile in divenire, appunto, e che è oggetto della conoscenza sensibile e dell'opinione. Questo schema, a cui si aggiunge notoriamente l'introduzione di un demiurgos, di un demiurgo, che funge da agente della causalità generativa nei confronti dell'universo sensibile, viene tuttavia arricchito, viene tuttavia completato quando a un tratto Timeo ritiene che si debba dare un nuovo o un secondo avvio al discorso che sta svolgendo. Ed è proprio qui che vorrei, a partire da questo punto, che vorrei invece concentrarmi. Ci troviamo a 48 e 49a, dove appunto Timeo precisa che, in aggiunta ai due generi delle cose che sono stati individuati fin dall'inizio, occorre adesso introdurne un terzo. Si tratta naturalmente della cora, che verrà però così denominata solo più avanti, e di cui si inizia a dare qualche indicazione rispetto alla sua, alle sue proprietà, alla sua proprietà, alla sua dynamis, alla sua physis, alla sua natura, che sembrano consistere essenzialmente nel ruolo che al terzo genere spetta di ricettacolo e nutrice, per così dire, di ogni generazione. Ora, senza che venga per il momento fornita nessuna ulteriore delucidazione, pare però plausibile intendere questa duplice denominazione del terzo genere nel senso che esso accoglie come ricettacolo e alimenta come nutrice ogni processo produttivo, cioè precisamente ogni processo che, a partire dal primo genere, il modello intellegibile, conduce alla realizzazione del secondo genere, che consta delle imitazioni, appunto soggette al divenire, alla generazione e alla corruzione del modello intellegibile. In questo senso, il terzo genere sembra prestare un fondamento spaziale o locale e a un tempo materiale o sostanziale alla generazione del sensibile, a imitazione dell'intellegibile. E infatti, da un passo che segue di poco, 49b 50a, passo estremamente controverso sotto ogni profilo, sembra però che si possa ricavare che, mentre gli elementi naturali risultano sempre mutevoli e soggetti a processi di reciproca e continua trasformazione, sicché a nessuno di essi si addicono denominazioni che ne designino la permanenza e la stabilità, o anche solo che li indichino come questo e non un altro, tuto caiucallo, ebbene, simili determinazioni che evocano una permanenza sostanziale si adattano invece ed esclusivamente a ciò in cui en ho gli elementi si generano e compaiono ogni volta per poi di nuovo scomparire corrompendosi, cioè al sostrato che evidentemente fornisce loro una localizzazione spaziale e sussiste sempre come tale, ammettendo perciò una denominazione stabile come questo, tuto kai tode, rispetto al quale gli elementi si presentano essenzialmente come temporanee e mutevoli alterazioni,
che possono essere dette ciascuna tale o di una certa natura, to iuton, solo in quanto sussistono e finché sussistono nel sostrato che le accoglie. E subito dopo aver sottolineato in questo modo la dimensione dunque spaziale o locale del terzo genere, il terzo genere a 50 AB è assimilato per via di metafora a un sostrato materiale e costitutivo, cioè a dell'oro modellato secondo varie figure. Queste, le figure, risultano mutevoli, soggette a trasformazione in base alle azioni di chi le manipola, facendole e disfacendole. Quello, il sostrato, identificandosi invece con la sostanza permanente di cui, ex u, tutte sono composte. Ora, se questa metafora, come io credo, va presa sul serio, essa implica necessariamente, questa volta, una rappresentazione indubbiamente materiale e costitutiva del terzo genere, che, accostata alla precedente rappresentazione spaziale o locale, ne conferma la duplice connotazione come to en ho, ciò in cui avvengono la generazione e la corruzione degli elementi naturali, e come to ex hu, ciò di cui essi sono costituiti. Il che pare ribadito del resto dalla successiva associazione del terzo genere a un materiale capace di recepire un'impronta, un sigillo, ekmageion, da parte di qualunque cosa, in modo che tale ricezione si configura in forma di movimento e di disposizione spaziale. Se, in effetti, l'impressione di un sigillo su di una sostanza molle non fa soltanto sorgere in essa il tracciato di una figura, come un'immagine localizzata, ma anche la plasma, attribuendole una struttura materiale. Ancora, procedendo a 50 CD, Timeo distingue nuovamente, torna a ribadire nuovamente la sua distinzione fra i generi delle cose che sono ormai fissati in numero di tre. Abbiamo ciò che viene all'essere, che corrisponde al secondo genere della scansione precedente, cioè la realtà sensibile in divenire, e che viene paragonato a una natura intermedia fra gli altri due generi, come a un figlio degli altri due generi. Ciò in cui viene all'essere, che evoca il terzo genere in quanto spazio o luogo della generazione del secondo, ossia il suo ricettacolo, cui pure si addice di assomigliare a una madre, così richiamandone nuovamente la funzione materiale o sostanziale, e infine ciò assomiglianza di cui viene all'essere, ciò che viene all'essere, che coincide senza dubbio con il primo genere, con il modello intellegibile che viene paragonato a un padre. Ora, in virtù delle analogie che sono utilizzate qui, si rivela, a mio avviso, più chiara la sfera relazionale e funzionale che lo schema tracciato da Timeo implica. Il cosmo sensibile in divenire, collocato nel secondo genere, è rappresentato come il prodotto generato, il figlio, derivante dall'interazione del primo e del terzo genere, del modello intellegibile assimilato a un padre, in quanto fornisce la forma e la configurazione del figlio, e del ricettacolo, analogo a una madre, perché presta la componente spaziale e materiale nella quale e dalla quale, formata e configurata a imitazione del padre, si genera il figlio. Ed ecco perché viene sottolineato come il terzo genere, appunto in ragione del suo ruolo ricettivo, debba essere di per sé privo di forme, appunto per accogliere in una disposizione neutrale le impronte del modello, il che non sarebbe possibile se dovesse, per così dire, sovrapporle a una configurazione propria già sussistente. E ancora due immagini vanno in questa stessa direzione, cioè di una descrizione del terzo genere, della cora, come un sostrato spazio materiale, perché appunto il terzo genere è paragonato anche ai liquidi suscettibili di impregnarsi di essenze profumate e a una materia molle che si lascia plasmare in fogge diverse, dunque evidentemente richiamandone l'aspetto costitutivo di ciò di cui permette la generazione, da cui risulta però indissociabile un'attitudine ricettiva, indiscriminata, che viene espressa dal termine pandekes, alla maniera di un sostrato che offre a un tempo luogo e corpo a configurazioni o figure di natura esclusivamente formale. Se Timeo giunge alla conclusione che ciò che chiamiamo impropriamente fuoco, acqua, terra o aria corrisponde in realtà al manifestarsi
di una parte infuocata o liquida di tale sostrato che dipende dalla ricezione di immagini di quegli elementi, vale a dire dalle configurazioni o figure che recepite in una certa regione del sostrato in essa si sostanziano, costituendosi come i corpi fisici degli elementi naturali. Più avanti, a 52 AC, dopo aver rievocato la distinzione tracciata fin dal principio della sua esposizione fra realtà intellegibili e sensibili, le prime le idee oggetto di pensiero, le seconde le cose sensibili che sono contenuto variabile e mutevole dell'opinione, Timeo ribadisce ancora la sua posizione, articolandone ulteriormente i dettagli. Bisogna ammettere un primo genere che è sempre identico, ingenerato e incorruttibile, che si pone separatamente da ciò che gli è altro, che è invisibile e impercettibile, ma si coglie con il pensiero. Vi è di seguito un secondo genere che ha lo stesso nome del primo ed è simile al primo, che è invece sensibile, generato, sempre in movimento, soggetto perciò a generazione e corruzione in un luogo di cui evidentemente non dispone di per sé e che gli deve essere offerto da qualcos'altro. E questo secondo genere è contenuto dell'opinione che si accompagna alla percezione. E vi è infine il terzo genere, cui qui è attribuita finalmente la denominazione di Cora, 52A8, che è sempre e non ammette corruzione, e il cui modo di conoscenza, che non coincide né con il ragionamento né con la percezione sensibile, ma forse con un misto di entrambi, se è qualificato come bastardo, risulta apparentato al sogno e alla sua debole credibilità. Ciò nonostante, la Cora è appunto ciò che fornisce una sede, edram de parecon, per la generazione di ogni cosa, già che viene stabilito il principio secondo cui è necessario che tutto ciò che è si trovi in un luogo e occupi uno spazio, mentre ciò che non è da nessuna parte non è nulla. Ora, se la spiegazione di Timeo rende immediata l'associazione del primo e del secondo genere, rispettivamente, alle idee intellegibili e alle cose sensibili in divenire, e la comprensione della funzione ontocosmologica delle prime come modelli delle seconde, che ne sono copie o imitazioni, è ancora sul terzo genere che ci si sofferma per insistere sul fatto che l'oscura forma di coscienza della Cora, la sua visione come in sogno, che pure influisce sulla possibilità di fornirne una descrizione coerente, non deve ingannare però rispetto al dato indubitabilmente reale della sua esistenza e della sua funzione, di cui viene nuovamente sottolineato il duplice carattere spaziale e materiale. È la Cora, infatti, che offre alle figure e alle configurazioni formali del modello, destinate a generarsi come realtà sensibili, di per sé ridotte al rango di semplici immagini o parvenze, il luogo nel quale venire all'essere, che è, in quanto Cora, altro da esse, e il materiale di cui sostanziarsi, in qualche modo aggrappandosi all'essere. Usias amosgepos antecomenen. Già che se così non fosse, le immagini sensibili, prive di qualunque autonomia ontologica, a modi fantasmata solo apparenti, non sarebbero alcunché, perché non possiedono da se stesse né il modello di cui sono le copie, né il sostrato in cui essere localizzate e di cui essere costituite per accedere alla generazione. Timeo può allora ripetere dell'ultima volta, 52D, la sua triade dei generi delle cose che sono, l'essere o ciò che è, la Cora e il divenire, o ciò che è soggetto alla generazione, che precedono la costituzione del mondo, posti in un rapporto di collaborazione in base al quale la Cora, come nutrice della generazione, Genese Ostithenen, si dispone nella configurazione materiale che corrisponde agli elementi fondamentali e ne accoglie localmente le figure, dapprima secondo un andamento conflittuale e disordinato, in seguito, per l'intervento del Demiurgo, adottando una conformazione e una struttura basate su forme e numeri, ei desintecai aritmoi, cioè a imitazione delle realtà intellegibili, producendosi così la generazione del cosmo in virtù dell'interazione fra il modello e la Cora operata dall'attività ordinatrice divina.
Non si può, insomma, non riconoscere come in tutti questi passi, di cui ho proposto una schematica e sintetica rassegna, il terzo genere sia sistematicamente rappresentato nel suo statuto e per la sua funzione contratti insieme locali o spaziali e materiali o costitutivi, tanto indissolubilmente fra loro connessi che sarebbe vano tentare di negare o ridimensionare gli uni privilegiando gli altri, e in ultima analisi, sterile, limitarsi a segnalarne, come pure è stato fatto, la contraddizione. Credo sia più proficuo attenersi alla nozione di un sostrato spazio-materiale così delineata e proporre una qualche spiegazione che ne giustifichi il carattere duplice. Come appena accennato, a 52 e D53B sono distinte due fasi, se intese in senso temporale, o due modalità, se intese in senso esclusivamente funzionale, della condizione che costantemente caratterizza la cora come luogo e materiale della generazione. Essa ospita infatti e alimenta processi elementari senza soluzione di continuità, accogliendo in sé impulsi e forze che traduce in altrettante conformazioni materiali visibili e sensibili, che si rivelano però dotate di ordine ed equilibrio solo quando riproducono per azione della divinità la disposizione del modello eterno. Se invece, in assenza dell'azione divina, i processi che hanno luogo nella cora non intrattengono nessuna relazione di somiglianza con il modello eterno, si determina un esito puramente caotico che in nulla si avvicina all'ordine cosmico. Mi pare sostanzialmente indifferente per lo scopo che mi sono prefissato oggi accertare se queste due opzioni si pongano in una successione temporale, come una comprensione letterale del testo sembrerebbe suggerire, fissando l'origine del cosmo nell'avvio dell'ordinamento divino che segue il caos primordiale, oppure in una sequenza soltanto logica che permette di individuare nell'eternità fuori dal tempo della vicenda del mondo cause e principi dell'ordine cosmico, o se infine queste due opzioni configurino un'alternativa meramente ipotetica e di fatto irrealizzata per spiegare cosa accadrebbe o sarebbe accaduto se i processi generativi ospitati e alimentati nella cora e dalla cora si verificassero o si fossero verificati indipendentemente dall'azione divina e dal rapporto di somiglianza con il modello eterno. Si tratta in ogni caso di processi elementari che derivano, come ho detto, da due forme o impulsi di movimento. Un movimento primordiale che appartiene autonomamente e costitutivamente alla cora e un movimento che alla cora è impresso dalla rotazione del cosmo, che a sua volta dipende dall'azione cinetica dell'anima del mondo, messa in movimento dal demiurgo. La prima forma di movimento è ben illustrata, a 52 e 53a, dall'impiego di una nuova metafora che la assimila al movimento prodotto dagli strumenti per vagliare e pulire il grano, cui il terzo genere, nel suo stato originario, va quindi paragonato, e che consente di separare le parti dense e pesanti dalle parti rarefatte e leggere. Allo stesso modo, gli elementi fondamentali nella cora tendono a raggrupparsi per omogeneità, i simili con i simili, e a distinguersi per disomogeneità, i dissimili dai dissimili, così suscitando una certa disposizione materiale della cora, per quanto appena abbozzata, con gli elementi che si costituiscono come tali collocandosi in luoghi definiti di essa, in virtù dei movimenti da cui sono scossi e attraversati. La seconda forma di movimento discende invece dall'azione divina del demiurgo, che, come detto, opera in base a forme e numeri e si esplica evidentemente nella regolare rotazione del cosmo, nel periodo stupantosso, che tende a imporre una disposizione ordinata, perché conforme al modello intellegibile, al movimento proprio degli elementi presenti nella cora, 58AC. Ed è appunto in questa fase che tale movimento regolare, combinandosi con quello primordiale della cora, comprime incessantemente gli elementi, sfinge i panta, e li spinge senza sosta a congiungersi e a separarsi, a comporsi e a scomporsi, mutando reciprocamente di luogo e così dando vita a configurazioni materiali complesse, a corpi veri e propri, la cui costituzione ordinata è tuttavia temporanea, perché i corpi composti da masse più grandi possiedono una struttura elementare meno densa nella quale vanno a inserirsi per impulso della perenne rotazione cosmica i corpi più piccoli. Sicché movimento e trasformazione elementari non hanno mai
fine. E si pongono sempre come correlativi se ogni modificazione della grandezza materiale di un corpo implica necessariamente un movimento locale dei suoi elementi componenti e un conseguente mutamento della loro collocazione spaziale. Non posso in questa sede andare oltre questi rilievi generali, in qualche misura appunto schematici, sui processi che conducono alla concreta generazione dei corpi descritta nella lunga sezione del Timeo che va da 53C a 58A, né posso soffermarmi sul grado maggiore o minore di coerenza della spiegazione appena tratteggiata relativa alla loro costituzione, che, come è noto, è fatta dipendere per un verso, almeno fino a 53B, dall'azione intelligente del demiurgo e per altro verso, a partire da 53C, dalla stessa struttura geometrica degli elementi fondamentali e dunque dai processi in un certo senso meccanici innescati dal movimento di rotazione del cosmo. Però si desume, credo, piuttosto chiaramente che la cora è scossa innanzitutto da un movimento interno e originario che le conferisce un aspetto contrastante e conflittuale, configurando porzioni materiali di essa che manifestano determinate proprietà in contrasto con altre e corrispondono agli elementi fondamentali che si dispongono localmente in essa, in masse omogenee. Ma la cora è poi attraversata da un movimento che si sovrappone al primo, causato dall'anima del mondo, che suscita la rotazione del cosmo e imitazione del modello intellegibile, che tende a stabilire una disposizione spaziale degli elementi in essa che produce configurazioni materiali di essa ordinate in base a forme e numeri, ciascuna delle quali, però, non è mai stabile e definitiva perché le due forme di movimento muovono eternamente gli elementi in direzioni opposte, diverse o opposte, scomponendo e ricomponendo le loro aggregazioni, l'una secondo un principio primordiale di omogeneità elementare, l'altra conformemente all'ordine del modello. Ciò che però, a mio avviso, resta e che vorrei sottolineare in entrambi i casi è che ogni massa primordiale, ogni corpo costituito sono dotati di una struttura materiale che dipende dai e corrisponde ai movimenti e mutamenti di luogo elementari che si verificano nella cora. Questa stretta relazione fra struttura materiale e collocazione spaziale degli elementi e dei corpi induce inoltre a riconoscere, è la mia ipotesi di fondo, che a un primo e più fondamentale livello di analisi, che potremmo definire metafisico, la cora offre il sostrato spazio materiale indispensabile per la generazione dei sensibili. Più esattamente, il posto occupato dai sensibili e l'ambito cui appartengono nella gerarchia ontologica del reale in generale, ossia, in altri termini, il ciò in cui si collocano e il ciò di cui sono costituiti per definizione tutti sensibili, in quanto porzioni spaziali e materiali della cora, pur temporaneamente disposte in base ai modelli intellegibili. Ma anche a un secondo livello di analisi, di carattere immediatamente fisico-cosmologico, ciascun sensibile si distingue dagli altri e si caratterizza specificamente, seppur temporaneamente, in quanto si colloca in una ben precisa porzione spaziale e materiale della cora, in base alla propria struttura elementare che appunto coincide con la porzione del sostrato spazio-materiale in cui si colloca, perché dipende dai movimenti compositi che, investendo il sostrato, ne determinano la costituzione. Allora, gli enti sensibili, a tutti, a ciascuno, spettano il sostrato spazio-materiale che è la cora come sede ontologica e le sue diverse regioni in funzione della loro rispettiva dislocazione e struttura fisica elementare. Ne consegue allora che l'aspetto sostrativo della cora, già irriducibilmente duplice per le sue connotazioni spazio-materiali, si trova, a mio avviso, nuovamente duplicato per la sua funzione. Sul piano metafisico come sostrato per la generazione dei sensibili e come loro dimensione ontologica propria, con le configurazioni o figure che riproducono i modelli eterni che entrano nella cora, così facendo apparire i sensibili che si costituiscono come altrettante porzioni della cora, e sul piano fisico, come sostrato per la collocazione di ogni sensibile con il luogo specifico nella cora in cui esso si trova, in virtù della sua struttura elementare, coincidente con quella porzione della cora.
È stato osservato che ciò susciterebbe una contraddizione nella concezione platonica della cora, se è vero che sul piano metafisico le configurazioni o figure che riproducono i modelli eterni proiettate localmente nella cora determinano la generazione degli enti sensibili che sono costituiti materialmente della cora. Mentre sul piano fisico gli stessi enti sensibili costituiti materialmente della cora sono anche collocati localmente nella cora. In altre parole, Platone non si sarebbe attenuto a una distinzione coerente fra la dimensione spaziale della cora, che andrebbe riservata alla descrizione della recizione delle configurazioni o figure che riproducono i modelli eterni, e la sua dimensione materiale, che sarebbe adeguata soltanto alla descrizione della generazione degli enti sensibili. È un rilievo formulato da Keinpe Algra in un celebre volume dedicato alla nozione dello spazio, fra l'altro anche nel Timeo. Mi pare però che questo rilievo trascuri l'evidenza che i due piani, il piano metafisico e il piano fisico, e le due dimensioni, spaziale e materiale, sono unificati dalla constatazione che la proiezione metafisica delle configurazioni o figure che riproducono i modelli eterni nella cora è sempre recepita su uno sfondo, per così dire, tridimensionale, sicché non produce superfici a due dimensioni assimilabili a immagini piane da collocare solo localmente nella cora, ma solidi a tre dimensioni che corrispondono di per sé a corpi che sono sì da collocare localmente nella cora, ma anche già materialmente costituiti della cora. Sicché, quando si passa a considerare il mondo fisico generato, non stupisce che i corpi sensibili siano nuovamente descritti come costituiti della cora e localmente collocati nella cora, dal momento che essere una porzione della cora equivale per ogni ente sensibile a trovarsi in una regione della cora. E trovarsi in una regione della cora, data la sua natura e il suo perenne movimento, dipende per ogni ente sensibile dalla porzione di cora che esso è, ossia dalla sua costituzione materiale. A conclusione di questa rassegna dei passi pertinenti del Timeo che illustrano la natura del terzo genere, delle cose che sono, sembra insomma che ci si debba rassegnare ad ammetterne l'irriducibile connotazione a un tempo spaziale e materiale, senza cioè che Platone produca una vera e propria teoria fisico-cosmologica della materia, per un verso, o dello spazio e del luogo, per altro verso. E questo perché, appunto, Platone pare situare la sua riflessione su queste nozioni in una concezione integrata, chiamata a rendere conto di entrambi gli aspetti, spaziale e materiale, come altrettante proprietà inseparabili della cora, tanto rispetto al suo ruolo nella genesi metafisica del mondo sensibile in base ai modelli intellegibili, quanto in relazione alla sua funzione nei processi fisici e cosmologici che lo caratterizzano. Io, per ragioni di tempo, visto che ho finito il mio tempo, mi fermerò qui, dico soltanto che nell'esame che avevo condotto, che ho condotto dal punto di vista lessicale delle occorrenze dei termini cora, topos e edra, negli ultimi dialoghi di Platone e particolarmente nel Timeo, mi pare che questa mia ipotesi di un duplice livello metafisico e fisico in cui collocare questa nozione di un sostrato spazio materiale venga confermata dal fatto che Platone tende a impiegare il termine cora per alludere appunto al sostrato metafisico, alla cora in quanto fondamento della genesi metafisica del mondo sensibile, e a utilizzare invece il termine topos per quel che riguarda il sostrato, ancora una volta, spazio materiale, che funge da sede ai processi fisici e cosmologici che caratterizzano la natura e la vicenda di ogni ente sensibile. Dunque vi ringrazio e mi fermo senz'altro qui. Perfetto, grazie molto professore. Direi che siccome siamo in anticipo rispetto alla nostra scaletta, potremmo già avere una discussione preliminare dei paper finora presentati, giusto un quarto d'ora se siete d'accordo. Leon, since it's a bit early in our schedule, we can have a brief preliminary discussion of your papers, if you're interested. So, okay.
Quindi chiunque voglia presentare una domanda può qui presente nel pubblico appunto può avvicinarsi alla cattedra o da casa appunto potete, sì, online potete direttamente intervenire per chiedere qualcosa a Leon Walsh e a Francesco Fronterotta. Prego, sì, qua dal pubblico. Sì. Come preferisce, sì. Beh, saluto Francesco, che mi avrà conosciuto, presumo. E lo ringrazio per questa, sono Franco Canale, e lo ringrazio per questa, faccio vedere, se no la fossi, immagino, parlare con la voce che ciao Francesco, grazie per questa esposizione che mi ha convinto molto, mi ha del tutto persuaso. Cioè sono convinto anch'io che in realtà è la necessità, è uno dei termini metaforici di cui si serve, la necessità comporti una componente materiale e spaziale, e penso che tu abbia assolutamente ragione quando hai richiamato la doppia componente fisica e metafisica presente in questo principio. E al fatto dal punto di vista metafisico questo spazio materia sia il luogo della proiezione delle idee. Si può forse aggiungere ad un ulteriore sostegno della tua interpretazione un argomento linguistico, cioè che il termine cora, che è una delle immagini, non è il termine tecnico, ma è una delle immagini utilizzate per indicare il terzo principio. Segnali del linguaggio greco comune, la lingua greca comune, la regione intorno alla città, che è anche il luogo di sostentamento nella città, da cui la città ricava i mezzi per sostenersi. Quindi mi ha molto convinto. Però voglio porre una domanda che riguarda l'ultima occorrenza della diadresi platonica. Dunque, la prima occorrenza è quella che si ha a 27 di 28 anni, è quella tra il ton ei e il ton nomen. Poi a un certo punto, come tu giustamente hai osservato, Tineo stabilisce l'esigenza di allargare questa dialisi iniziale, includendomi anche il terzo genere. Questo allargamento avviene a 48 e 49 a, e lì si dice che accanto quindi all'essere, o per meglio dire a ton e ton, che è paradigma, modello, c'è il divenire che è minima ten genesi ecol, se mi ricordo a memoria, cioè è una copia avente in possesso di generazione. Poi abbiamo la terza occorrenza di questa diagnosi, che è quella che tu hai ricordato. La terza occorrenza che tu hai ricordato, che è quella metaforica del padre, della madre e del figlio. E c'è la quarta, che è quella su cui vorrei interrogarti, che tu hai ugualmente ricordato, e che è quella più misteriosa, che si ha a 52D. 52D, Platone dice che ci sono tre cose: prima che il cielo venga la luce o nasca, il cielo vuol dire il cosmo, grazie a quella. E queste tre cose sono on, e qui non c'è dubbio che sono le idee, cora, e qui è naturalmente lo spazio materia, come tu hai detto, è un misterioso genesis. Cosa dico genesis? Ora, questa è la mia domanda, la domanda che ti pongo. Questa, che cos'è questa genesis? Perché secondo me ci sono due opzioni. Una che è quella che adesso è più di moda e che io stesso, tutto sommato, ho inizialmente abbracciato. Cioè che la genesis altro non sarebbe che, come dire, non indicherebbe altro che i processi generativi che tu hai costruito che riguardano la cosa.
sui processi che accadono nella cora. Questa è la genesi. Ma io credo però ci sia un modo più semplice, più elegante di interpretare questa genesi, cioè interpretarla alla luce delle precedenti partizioni. La genesi in questo caso altro non sarebbe che il tot ignomen, cioè il mondo del divenire. Ecco, ti chiedo un'opinione in proposito, io non sono sicuro di quale sia la risposta esatta, però sono curioso perché per un principio di eleganza e di coerenza, certo, se fosse come io suggerisco, cioè se la genesis fosse identica al gnomino, è evidente che bisognerebbe per forza assumere un'esegesi metaforica, cioè è chiaro, prima della generazione del cielo c'è il divenire in quanto di gnomino, semplicemente perché non c'è nessuna generazione del cielo, ma è un principio costitutivo. Grazie. Grazie Franco. Sì, devo dire che francamente io ho sempre abbracciato, per prudenza vado a vedere che cosa ho scritto nella nota a questo passo. Sì, fortunatamente sono stato coerente con me stesso. Sì, ho sempre abbracciato questa seconda ipotesi che tu suggerisci. Cioè non posso credere che il divenire Genesis qui sia il movimento primordiale interno alla cora, perché va bene, come dire, l'esigenza e l'avvertenza a non sistematizzare Platone in modo eccessivo, però se la scansione dei generi del reale, a parte quella iniziale, diciamo così, a due termini, a partire da 48 e diventa tre termini, sarebbe ben strano che qui i tre termini non fossero più quelli delle diaereseis, delle scansioni precedenti. Dunque tenderei ad escludere che si possa trattare di questo. Inoltre devo dire che ho l'impressione, un'impressione non casuale, insomma, nel senso che è fondata su una qualche analisi che ho fatto rispetto all'impiego, alle occorrenze del termine, del sostantivo genesis, del verbo gignomai, nel momento in cui si riferiscono appunto in senso tecnico alla genesi, alla generazione o al divenire in termini fisico-cosmologici, e la mia sensazione è che non è questo, non è questa la famiglia di termini che Platone usa o Timeo usa per descrivere i movimenti caotici e primordiali della cora. La genesis è un movimento che già risulta in qualche modo ordinato perché finalizzato alla generazione di qualcosa. Tutto ciò mi porta appunto a pensare che invece le cose debbano stare come tu hai suggerito con la tua seconda ipotesi appunto. Dunque l'essere è certamente il modello, la cora è naturalmente la cora, e la genesis qui è tokignomenon, è naturalmente il processo della generazione che scaturisce a partire da quei due, dal primo e dall'essere, dallo spazio, dal toon e dalla cora. Hai ragione, ovviamente, a far notare non solo che questo, come dire, implica necessariamente l'assunzione di una esegesi metaforica del dialogo, ma su questo, come sai bene, come dire, sfondi una porta aperta, nel senso che ne sono assolutamente persuaso. Ma c'è un ulteriore aspetto, e cioè naturalmente si tratta un po' di giustificare che cosa significhi e che cosa possa implicare che vi erano già ton, la cora e la genesis intesa come noi la stiamo intendendo, tre realtà distinte già da prima che nascesse il cielo. Perché si potrebbe intendere, ma se la nascita, se la generazione del cosmo generato appunto qui non è ancora avvenuta, come può esserci il tokignomenon fra i tre generi che vengono ammessi da Timeo? Bene, io credo che non solo un'esegesi metaforica risolve in realtà questo problema, sicché il prima che il prin uranon genestai vada inteso in senso metaforico, ma addirittura potremmo, senza neanche, come dire,
sentirci condizionati da una scelta esegetica così impegnativa, ritenere che prima che si costituisca il cosmo generato, o se vogliamo dire così, in una forma di distinzione logica rispetto al mondo generato in quanto pienamente costituito, si distinguono comunque tre generi: il modello, la cora e la generazione, il processo della generazione, che necessariamente dipende dai primi due e che sussiste già come genere delle cose che sono, anche se non è pienamente compiuto. Naturalmente qui torniamo al problema che tante volte anche di recente ci è capitato di discutere con te, con Federico Petrucci e con molti altri, relativamente al modo in cui si devono intendere questi avverbi temporali. Io, appunto, come sai, difendo una tesi rigorosamente e radicalmente metaforica della vicenda del Timeo e conseguentemente presto a questi avverbi temporali il valore di una scansione logica, o addirittura sarei ormai più propenso a ritenere persino ipotetica, era la terza opzione a cui a un certo punto ho fatto riferimento, e cioè non che si distinguano né temporalmente né logicamente due fasi, non si sono mai distinte né temporalmente né logicamente, ma è un esperimento mentale. Se dovessimo immaginare, come dire, l'assenza dell'ordine, l'assenza dell'azione divina, eccetera, eccetera, ciò che avremmo rispetto ai componenti del tutto sarebbe questo. Però, chiudo, sono assolutamente, appunto, d'accordo con la tua ipotesi. Perfetto, grazie molte. Se ci sono altre domande, anche online, altrimenti Leon, I just a very brief and strange question for you. I was wondering if we could be legitimate to draw the inference that according to Empedocles, the four roots are actually those who learn things, those who acquire certain forms of knowledge according to the shape they have assumed. If we interpret the many mortal things, plants, animals, and humans, not to be entities on their own, but just idea or morphi of the four roots, since Empedocles usually employs these words to connote the mortal things. So just the different form of knowledge recognizes the existence, the simple existence of another root, or graspings the cosmic laws that prescribe not to kill other mortal things, could just be the different form of knowledge that the four roots can acquire if they are shaped as eyes, ears, or as human minds. So they are just the protagonist, the subject of the two or the one poem according to the main interpretation. And so they are the true knowing subject of Empedocles' poem. Thank you, Federico. I think that in some sense, yes, that's exactly right. Again, I hesitate to say that that the roots are learning any sort of knowledge, or again, anything particularly intellectual in those instances where manzano is used. It seems to me that there it's really a matter of simple habituation, or, you know, some becoming accustomed to some regular state or regular behavior. But I do think that you're exactly right that however attenuated notion of learning, or again being accustomed to something, becoming accustomed to something, must be at the foundation of Empedocles' sense of how particular forms arise. Like, as you say, organisms or particular organs, again, even there, the extent to which it is intellectual at a basic level, like say at the level of an organism, is something that I'm not so sure about. And on this point, I would like to refer to Theophrastus' discussion of intelligence in Empedocles and its relationship to the blood. You know, so Empedocles says that
in one fragment, the mind of man is the blood around the heart. But this is developed somewhat in discussion by Theophrastus, who says that Empedocles uses this to explain skills, talents related to all limbs, you know. And so you may recall, if you have a particularly good mixture of blood in your tongue, you're a good orator, right? If you have a particularly good mixture of blood in your hands, you're a good craftsman. And so I think that seen from that perspective, the sort of intelligence or learning becomes less emphatically intellectualized, right? Less emphatically, cognitive. But I do think that's right. And you may recall, I know you and I have discussed Empedocles' conception of phusis. And so, I think as long as you've brought it up, I'll submit to the temptation to note that I've been developing a separate argument, but related argument, that when Empedocles denies phusis to all mortal things in fragment 8, he's denying, in fact, not genesis on the standard interpretation, but in fact, phusis as nature, you know, for lack of a better word, or substance. And that if we correlate that denial, the denial of any phusis, with his talk of learning, again, however attenuated we want to understand it, he seems to be suggesting something along the lines of what we see made much more explicit, much more concise in, for instance, Democritus, where we have, you know, didache, right? Learning makes nature, right? Phusio poie. So I think that's right, that we have to understand the elements as becoming habituated, as in some sense learning to take on the different forms that come to be interpreted as separate phuses. Yes, thank you for the questions. Very interesting. Okay, ci sono altre domande, altri interventi? Chiara, prego. Hi, I have a question for Lea. Thank you for your interesting speech. Mine is actually more of a curiosity, since I'm no expert of Empedocles. So it seemed to me that your speech goes in the direction of sort of overcoming the old interpretation of a dual Empedocles, you know, the physical one and the metaphysical one, the one from the ethical, from the Katsarmoi. So I was wondering whether you noticed any difference in the use of the verb manzano in the fragments belonging to from the two different sources. Thank you very much. Yeah, thank you for that question. So I think I you're right that I would like to offer an interpretation that you know, along the lines of other recent scholarship, goes against the old separation between the two poems. But I would say, without wading into that debate, that I do follow certain contemporary scholars in thinking that there probably still are two poems with decidedly different approaches, although they should be reconciled. But then to address your question more particularly, you know, unfortunately, manzano is not used in any fragments that are attributed to the Katharmoi in particular. And really, it's only used in those two contexts, again, possibly with repetitions, depending on how we edit the text. In the transmitted text, it's only used in those two instances, which are obviously cosmological, along the lines of natural philosophical account. To what extent that sort of learning, or again, becoming accustomed
could be related to Empedocles' doctrine regarding the daimonides and so on is something that I haven't tried to work out yet. I find that all very, very thorny and I need to think about it more closely, but right now my only answer is that unfortunately Manzano is only used in those two contexts, the cosmological. But thank you. Thank you very much. Ok, perfetto. Direi che allora possiamo ricominciare dopo un 10 minuti di pausa con la seconda sessione. We can now have a 10 minutes break, then we begin with the next session. Thank you, grazie a tutti. Allora. Oui. Vous m'entendez, Francesco? Oui, je vous entends. Voilà, ça me fait plaisir de vous voir et de vous entendre. Ça, vous allez bien? Oui, ça va. Vous, ça va? Oui, ça va. C'est toujours un peu déplaisant de vivre dans ce monde chaotique. Bah, maintenant, ça va mieux quand même. Oui, ça va un peu mieux, oui. Mais en France, on a le pass sanitaire. Oui, moi aussi, moi aussi. Vous aussi? Oui, qui est obligatoire partout. Donc, à la fac, à l'école. Ah, d'accord. Non, nous, c'est bon. On n'a pas besoin du pass. Donc, si vous allez à la bibliothèque... À la bibliothèque ou à l'université ou à l'école normale, c'est bon. Mais on a partout ailleurs, c'est obligatoire. Ouais. Mais là, vous êtes où? Je ne reconnais pas. Je suis au deuxième. Ah bon? Là où je travaille sur mes ordinateurs. Je ne suis pas au premier, là où il y a les bibliothèques. Ouais. Mais. Vous ne faites pas intervenir Catherine au cours de votre exposé, non? Non, non, non. Vous ne lui laissez pas la parole? Non, Catherine faisait de la physique atomique, mais elle a de plus grands mépris pour la physique quantique. C'est pour ça que je disais, la matière, c'est plutôt à elle qu'à vous. Hein. Oui, non, non, mais elle dira que c'est ridicule. Ah. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de fabriquer des engins nucléaires pour écraser la figure de mon ami Kim Jong-un. Ah non, ça, c'est pas bon. Vous avez vu qu'il a expérimenté un autre... Oui, c'est pour ça que je vous parle de lui. Voilà, c'est magnifique. Et puis, il a fait faire la manifestation des militaires... Ah oui, oui. Le je sais pas quoi de la République coréenne, oui. Avec les masques anti-gaz pour montrer qu'il est très engagé dans la lutte contre la pandémie. Oui, oui. Non, c'est terrible, c'est terrible. Bon. Et vous travaillez sur quoi maintenant? Non, j'ai toujours à traduire le Phileb. Oui. Ce que je ferai d'ici quelques temps, je m'y mettrai avec. J'ai mis en place une petite équipe de doctorants à moi pour travailler sur le Phileb. Et puis j'ai un livre pour lequel je suis en retard sur les platonismes au pluriel au XXe siècle. Donc c'est une sorte de recognition générale
des influences, des héritages de Platon au XXe siècle. Et puis, j'ai mon projet, mais celui-là, ça prendra beaucoup de temps, à partir de l'édition d'Henri Estienne de Platon, j'aimerais bien, qui est, à mon avis, très inconnu, même aux spécialistes, et je vais publier un article qui est sous presse maintenant sur cela, sur cette édition, sur l'histoire de cette édition et sa description bibliographique de cette édition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur, à partir des éditions, traductions de Platon entre Marcille Fissin et Estienne, comment Platon a été utilisé par les protestants et les calvinistes en particulier. Il y a des enjeux importants, des réformes de l'éducation au collège protestant en Suisse qui a été tenté et qui n'a pas réussi, en remplaçant Platon, je veux dire Aristote, par Platon. D'accord. Et ça m'intéresse beaucoup, donc j'essaie de voir un peu comment ça avance. Il y avait un livre qui s'appelle, c'est une collection qui s'appelle La France des humanistes. Et il y avait un volume sur Estienne, mais c'est bizarre parce que il n'y a que deux trucs d'un point de vue historique, d'un point de vue littéraire, le rôle de cette famille protestante, d'un point de vue culturel, mais il n'y a absolument rien sur un plan philosophique et je veux dire les enjeux philosophiques de cette édition de Platon. D'accord. C'est très intéressant. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous y allez aux États-Unis l'été prochain ou pas? Moi, je ne sais pas, tout va dépendre de la situation. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. La situation reste très, très, comment dire, très incertaine. Voilà. Mais vous y êtes allé, vous, à Athens, là où il va. Okay. Parce qu'il faut arriver à Atlanta, et là, c'est une heure de route pour aller à Athens, qui est une toute petite ville. De route, vous voulez dire de bus, voiture? Il n'y a pas de. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. C'est la voiture ou le bus. Ah bon? Non, moi, simplement, j'avais remarqué que ça allait être très cher et d'y aller, je veux dire. Et alors, soit on peut faire aussi un peu de vacances, donc ajouter une semaine, 10 jours, etc. Sinon, dépenser une fortune pour aller à Athènes comme ça, y rester une semaine, se payer tout, ça me semble un peu... Et en plus, pour écouter Maurizio Migliori sur le sophiste. Oui, mais oui, ça n'est pas, d'un point de vue touristique, ça n'est pas très intéressant. Ça n'est pas très, très intéressant. Ouais. Bon. Mais je ne sais pas ce que ça donnera comme communication. Bah écoutez, la liste que j'ai vue des plénaries, j'ai l'impression que c'est la plupart des gens, des Américains, c'est des gens, mais c'est Ed Alper qui m'a dit ça, parce qu'on en a un peu discuté par mail, il m'a dit, il a fait exprès pour essayer d'attirer vers l'IPS des gens qui n'ont jamais voulu. Voilà, c'est ça, exactement. C'était son but, c'était justement d'attirer notamment des Américains qui n'ont jamais été très, très présents dans l'association, dans la société, pardon. Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, on verra.
Oui, bien sûr. Bon, il est quelle heure là, 16h30. C'est à vous maintenant de parler. Oui, oui, c'est ça. Oui. Vous parlez en anglais, vous? Moi, je pensais que ce serait plus facile de présenter un papier en anglais, parce qu'en italien, je n'y arriverai certainement pas. Mais de toute façon, vous avez envoyé le papier avant, donc oui. Ce ne sera pas difficile de suivre pour les gens. Non, avant, en Italie, on pouvait présenter des textes en français. Mais maintenant, c'est de moins en moins. Là, maintenant, même les Italiens se mettent à parler anglais. Oui, mais en France, c'est pareil. Ouais. C'est même grotesque souvent à la radio ou à la télé. Parce que les gens. Les gens prononcent bizarrement les termes. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne les comprennent pas. Oui. Bon, je vais prendre un verre d'eau. Je reviens tout de suite. Ok, perfetto, direi che possiamo ricominciare con la seconda sessione di questa giornata. Abbiamo il piacere di avere il professor Luc Brisson, che è il direttore di Recherche Mérite presso il CNRS di Parigi, dedicato alla sua ricerca, allo studio della filosofia di Platone e della tradizione platonica, nei suoi molteplici aspetti ontologici, cosmologici, epistemologici e soprattutto matematici, con attenzione anche alla mitopoiesi platonica e molti altri periodi della filosofia antica. Le sue pubblicazioni sono numerosissime, ci limitiamo a segnalare solo alcuni titoli, come Le Mêmes Lettres dans la structure ontologique du Timée de Platon, volume pubblicato nel 1974 e ristampato più volte, Platon, Le Mots et les Mythes, tradotto in varie lingue, tra cui in inglese, con il titolo Plato the Mythmaker, traduzioni in francese, introduzioni e note delle lettere di Platone, del Timeo, del Crizia, del Fedro, del Parmenide e di molti altri dialoghi.
Il suo intervento per il nostro convegno si intitola Aristotle's Criticism against Plato's Scora. E Chiara Benigini leggerà per lui il. Grazie. Thank you very much, Professor Luc Brisson, for agreeing to participate in our conference. Now we will have your paper read during this session. Thank you. We just anticipate the discussion of your paper because we have to interrupt the registration of this conference. So we you can answer any question directly online after Chiara will have read your paper. So thank you once again. Thank you. And I also anticipate that Professor Brisson would like questions to be either in French or in English, if possible. So otherwise, we'll translate, no problem. So thank you very much. I'm going to lend my voice to Professor Brisson's paper, which is Aristotle's Criticism Against Plato's Scora. So it is impossible in 30 minutes to discuss what distinguishes the Platonic Scora from the Aristotelian Pule. I will proceed in broad strokes, hoping not to give the impression of wishing hastily to impose definitive conclusions. The question requires a complex, rigorous argumentation, which I am continuing to develop. Plato. The Timaeus contains this passage, which recalls the ontological presuppositions underlying Plato's cosmology. Quote, since these things are so, we must agree that that which keeps its own form unchangingly, to kata tauta eilo sekon, which has not been brought into being and is not destroyed, which neither receives into itself anything else from anywhere else, not itself enters into anything else anywhere, is one thing. It is invisible. It cannot be perceived by the senses at all. And it is the role of understanding to study it. The second thing is that which shares the other's name and resembles it. This thing can be perceived by the senses, and it has been begotten. It is constantly born along, now coming to be in a certain place, and then perishing out of it. It is apprehended by opinion, which involves sense perception. And the third thing is Scora. Triton de genos onto de sporas, which exists always and cannot be destroyed. It provides a location for all things that come to be. Edran de parepon posa heke genesis pasi. It is itself apprehended by a kind of bastard reasoning that does not involve sense perception, and it is hardly even an object of conviction. Timaeus 51e6, 52b2. 1. The Scora is characterized as a genos in the broad sense of the term, not in the technical Aristotelian meaning. In fact, it is a third type of realities. Like the form, it exists for all time and it cannot be destroyed, nor is it fashioned by the demiurge, who can only act on the sensible particulars that are within the Scora. The third Scora is not defined in the Timaeus, but illustrated by means of metaphors that are not only spatial, but also constitutive. 2. In ancient Greek, the term Scora designates a territory or land. More precisely, it is the countryside from which food is supplied, as opposed to the city, hastu. In the Timaeus, the Scora provides a location for all bodies. Its spatial aspect is linked to these nouns, hypodoke, Scora, topos, edra, and to these verbs, ectexomenon n, 50e5, enegigneto, 50e3, apomattein n, 50c8-9. The substantive aspect of the Scora is connected to these nouns, trophos, 88d6, tizene, 88d6, meter, 50d3, and to this verb, metaplatein ek, 50a6. So the Scora is not only that in which n are the elementary particles, but that out of which ek they are made. This is very important because the Timaeus is not with geometry,
but with physics. And it explains why Aristotle associates fora with matter, ule. It also explains why the polyhedrons corresponding to the elementary particles are not boxes with a hollow interior. In the fora, there is no void, and the gaps between the particles are rapidly filled up. That is why fora cannot be translated by space. Chernys has proposed spatial medium, which is a synthesis between the spatial and the constitutive aspect. 3. The need to posit the existence of fora arises as a result of a reasoning that unfolds as follows. A body is the image of a form, yet, since it does not belong to the intelligible, it must necessarily differ from its model. This difference is situated in the fact that a body must be present somewhere, whereas the forms, for their part, are nowhere in our world. All bodies are present in the fora, 52C25, which provides them with location. In other words, the fora makes possible the participation of bodies in the intelligible forms. However, the fact of being somewhere entails important consequences. Bodies must be separate from one another, and two bodies cannot occupy the same place. These are necessary conditions for movement, which can be defined as a change of place as such, often a consequence of a change of quality. 4. Hypothesizing the existence of the fora is the result of a bastard reasoning. The epithet bastard means that this reasoning has to do neither with the intellection, whose objects are the forms, 51E56, 52A4, nor with sense perception and opinion, whose objects are bodies, 52A7, albeit it's the result of the observation of the sensible. 5. Thus, this experience is akin to a dream, 52B37. Sense perception grasps sensible particulars, which are always changing. But the fora, which is the receptacle of the sensible things, is perfectly stable insofar as it is completely indeterminate. This is why, like the forms, it can be designated by the deictics this or that. So fora exists, it's not an inclusion, but an everlasting genus. This reasoning imposes its conclusion with the same necessity as a mathematical demonstration proves a theorem. Aristotle. In chapter 1 of book 4 of his Physics, Aristotle, after mentioning the importance and difficulties of the study of place, topos, frames the problem in these terms. It is generally agreed that place exists, but there are great difficulties in defining what it is. Thus, chapter 2 is devoted to showing the fora cannot be identified either with form 209A31B5, nor with matter 209B517, as Plato is said to have unfortunately done, and to setting forth 6 reasons that show why place cannot be identified with either form or matter. 209B17, 210A13. Aristotle, who takes for granted that fora means the same thing as what is he understands by topos, begins with the following distinction concerning topos. Quote, we may distinguish generally between predicating B of A because it, A, is itself, and because it is something else. And particularly between place, which is common and in which all bodies are, and special place occupied primarily by each. I mean, for instance, that you are now in the heavens because you are in the air and it is in the heavens, and you are in the air because you are on the earth, and similarly on the earth because you are in this place, which contains no more than you. Physics 4, chapter 2, 209A31, 210B1. Aristotle gives a specific technical meaning to the term topos that is not to be found in Plato. Quote, hence we conclude that the innermost motionless boundary of what contains
its place. Physics 44212A2021. Taking up and specifying in 44212A56. This definition enables a nesting of places which can, to some extent, be found at Timaeus 52B45. Quote, the Quora provides a location for all that is born. Edran de parecon osa efe genes in pasin. End of quote. In addition, beginning at Timaeus 31A4, periecon designates the universe. This, moreover, corresponds to what one finds at Parmenides 145 AC, on the relations between the whole and the parts it envelops. From this perspective, it is not possible to identify Kora and Topos, or Edra in Plato. The former term designates the total extension, while the latter two designate a section of that extension. Place, topos, is conceived not only as an envelope, that is, as a limit, but also as what is enveloped by that envelope. Quote, now, if place is what primarily contains each body, or topos to proton, periecon, ekaston, toxomaton, it would be a limit, perasti, so that place would be the form or shape of each body, to eidos, kaia, morphe, ekastu, topos, by which the magnitude or the matter of the magnitudes is defined. Horizetai to megetsos kaia hyle et tu megetsos. For this is the limit of each body. Physics 42209B17. The container is thus assimilated to the form and the contained to matter, as it is the case with the other two, with our two passages. Quote, for the matter and the infinite are contained inside what contains them, while it is the form which contains. Physics 37207A35B1. And quote, but in our view, the container pertains to form and the contained to matter. And this distinction is present in every genus. The cielo 44312A1213. Place is thus a limit, but since that limit circumscribes a magnitude, which is necessarily material, it contains that which is enveloped. Hence, the introduction of two new concepts, form and matter, which are problematic, for they have their specific meaning only in Aristotle. Nevertheless, Aristotle is right to say that place, which he identifies with the Quora, is not only an envelope, but also that which is enveloped. It is that which remains if one does not take the envelope into account. In fact, the Quora is the sphere in which the universe consists as the limit of its contents. Quote, however, if we regard place as the extension of magnitude, to diastema to megettus, it is matter. Yet, place differs from the magnitude. It is what is contained and defined by the form, to periecomenon, upotueidus, kaiorisme, as by a bounding plane. Matter, or the indeterminate, is of this nature. Esti detuiuton et hyle, kai to aoriston. When the boundary and attributes of a sphere are taken away, nothing but matter is left. Physics 42209B611. Place is an envelope that is limit and hence form. But what corresponds to the dimension of that which is enveloped is the content and therefore the matter. Aristotle concludes his argument by referring explicitly to the Timaeus. Quote, this is why Plato in the Timaeus says that matter and space are the same. Then hulen kainte korant autorinai. For the participant and space are identical. Togar metalepticon kainte koran en kaitauton. It is true indeed that the account he gives there of the participant, to metalepticon, is different from what he says in his so-called unwritten teaching.
Nevertheless, he did identify place and space. I mentioned Plato because while all hold place to be something, he alone tried to say what it is. Physics 4.2, 209b, 1117. Many hypotheses have been made about the question of the unwritten doctrines, but since Plato did identify place and space in the unwritten doctrines, as in the Timaeus, the question is irrelevant here. In physics, Aristotle considers that there are three main principles: form, matter, and privation. Change takes place toward the form, from the absence of that form, generation, or in the opposite direction, corruption. The notion of privation is lacking in Plato. Besides, the concept of form in Aristotle is very different from intelligible form in Plato, who maintains the idea of the separation of the intelligible with regard to the sensible. Finally, the concept of prime matter is lacking in Plato. Yet, Aristotle affirms here, 209b11.12, and he will return to the point later on, 210a12, that Plato identified Hora with Hylen in the Timaeus. But if the Hora is the envelope, it cannot be the Hule, which is the content. Plato uses the term Hule only once in the Timaeus, 69a6. Where, moreover, it is used in a metaphorical sense. Although it has no textual basis in Plato, the identification of Hora with Hule highlights an interpretative principle. Aristotle considers that the approach that led Plato to hypothesize the existence of Hora is the same as that which led himself to hypothesize the existence of prime matter. Yet, this is not the case. For Aristotle, the necessity of the existence of prime matter derives from a description of alteration, whereas for Plato, the need for Hora results from the following process of reasoning. Every sensible thing is an image, and that image must be different from its model. Thus, one must suppose a third term, distinct both from the intelligible forms and the sensible things, that are their image, and this third term must be the place in which these sensible images appear and from which they disappear. Prime matter is the substrate of all the contraries and presents itself as potentially the contrary of its current determination. Physics 4.9, 217, A21-25. It must therefore be considered under the two fundamental aspects of substrate and privation. Taking this identification for granted, Aristotle reproaches Plato for not having made such a distinction. Quote, "Now we distinguish matter and privation and hold that one of these, namely the matter, is not being, only in virtue of an attribute which it has, while the privation in its own nature is not being. And that the matter is merely, in a sense, substance, while the privation in no sense is." Physics 1.9, 192a3.12. According to Aristotle, those who fail to distinguish between substrate and privation are forced to identify matter, considering its aspect as not being, with the false. Metaphysics 2, 1089, A20, 21, and especially with evil. Metaphysics 4, 1091, A31, 1095, A5. Conclusion. If we leave aside this surprising conclusion, we can affirm that Aristotle paved the way for two interpretations of Hora. The first is the identification of Hora with Hylle, while the second is the reduction of Hora to the notion of location, which turns elementary particles into empty boxes delimited by surfaces. The identification of the Platonic Hora with Aristotelian Hylle recurs among the Middle Platonists, who explained Plato by means of Aristotle. Quote,
It is likewise proper to all receptive matter, if it is to receive the forms thoroughly, not to have subsistent in itself any of their nature, but to be without quality or form in order to be the receptacle of the forms. And being such, it will be neither body nor incorporeal, but potentially body, just as we understand the bronze to be potentially a stature, because once it has received the form, it will be a stature. Alcinus Didascalicon, page 163, 410. This conception of matter is hard to reconcile with an attentive reading of the Timaeus, but many interpreters follow the great Neoplatonic commentators of antiquity, Proclus, Simplicius, and Philoponus, who try to make Plato agree with himself and with Aristotle, but they do so with more subtlety. The elementary particles that constitute all bodies are circumscribed by the limits of a sphere. These elementary particles are constantly being modified, since the two types of right-angled triangles that constitute surfaces, equilateral and square triangles, are in a permanent process of association and dissociation. Unlike Aristotelian prime matter, Pule, which is the locus of indeterminacy, the Platonic fora is mathematically structured by surfaces that are not material but geometrical. That is why some contemporary interpreters have understood that Plato was proposing a mathematical cosmology in the Timaeus, based on a geometrical atomism that considers the elements to be like empty boxes delimited by surfaces, paradoxically considered as material triangles made up of form and matter. By geometrical atomism, I mean the theory that the elements, earth, water, air, fire, can be analyzed into three-dimensional particles of definite space, cubes, octahedra, icosahedra, tetrahedra, which I should call atoms in the modern sense, and that these particles can be further subdivided into planes, and that these planes can be further subdivided into one of two types of triangle. Geometrical atomism does not sit entirely easily with the receptacle passage. It may develop or modify the receptacle theory, and certainly it has a considerable bearing on the nature of the receptacle. At the very least, we need to think carefully about how the entities proposed by geometrical atomism relate to the receptacle. What is undeniable is that the rest of the Timaeus, 53C onwards, discusses the phenomena in terms of geometrical atomism and not the receptacle. We get an analysis of objects, human beings, human perception, and of qualities as a result of the interaction of objects and human beings, entirely in terms of geometrical atomism, without any mention of the receptacle. In my view, we often underrate the importance of geometrical atomism in relation to the receptacle. It may well be the case that Plato was primarily interested in philosophy rather than science, and that to us, the receptacle is interesting like philosophy, while geometrical atomism is merely redundant dead science. However, this geometrical atomism, 53C, 61C, is hard to reconcile with what is said about the fora, 48E, 53B, especially because of the lack of a void. The only way to reconcile Timaeus 48E, 53B with 53C, 61C is to consider that the fora is a substrate of change for bodies, bereft of all corporeal characteristics, but comprised within the limits of the sphere. This substrate, indeterminate in itself, is structured by four elements: fire, air, water, and earth, which are associated with four regular polyhedra: tetrahedron, octahedron, icosahedron, and cube. The faces of these elements are equilateral triangles for the first three, and squares for the third. These equilateral triangles are made up
of right angle scalene triangles whose height is twice the length of the base, while the squares are made up of right angle isosceles triangles. In short, the fora is geometric substrate of the world's body. This allows us to understand that Aristotelian hyle is akin to the Platonic fora, which differs from the former essentially by its geometrization. Thank you. Thank you very much. I can answer some questions. And thank you, Chiara, and thank you, of course, Professor Luc Brisson, for your very interesting paper. We can now begin the discussion. I will just remind the question to be either in English or French, so anyone interested in asking questions, raising doubts, can intervene. Ci sono domande? Andiamo in chat. Portiamo i saluti della professoressa Longo. Ok, prego. Allora chiedo agli assistenti se possono... Vuoi venire qua? Sì, qua direttamente, sì. Ok, we have just one question from the public. Thank you, Professor, for your presentation. Can you further explain the association of Cora with the prime matter? Not the association, but how prime matter, the Aristotelian prime matter, enters into the discussion of Plato and Plato's Cora? Because the problem is that prime matter, of course, is quite a problematic notion within the Aristotelian tradition. And I have some problem in describing the prime matter with as a substratum for indeterminacy. Because so far Aristotle talks about prime matter, at least in the Generazione Corruzione, as the substratum of all potentialities. So if you can further explain this association. Thank you. Yes, it's pretty difficult to understand, to answer that question, because as you said, the prime matter is very difficult to understand and to define. But I think that the most important thing is the geometrization of Cora. And that geometrization means that we have something like atoms in the Cora. And in prime matter, we haven't that sort of thing. So in the Cora, we have, in a way, interstices or void which are always filled by something else. So the Cora is there to explain the change in our world, and this change is based on mathematics and geometry. Change can happen because the elementary particles are not equal and are not of the same nature. And so it's possible to explain change in our world because there is a geometric
geometrization of Cora, while for prime matter, it's very difficult to explain change without metaphysical concepts. I mean, change in Aristotle is explained by form coming in the matter, form configuring the matter, and that's all. Why for Plato it's much more complicated than that. It is a physical interpretation of change and not a metaphysical interpretation of change. Alcinous is very clear. change happen when a different form is actualizing the matter. I don't know if I answer your question, but for me it was always very difficult to understand what the prime matter means exactly. And so that's why I work a lot on the Cora in Plato. Thank you. Thank you very much. Are there any other questions? If not, then we can move to the next speaker. So, mentre introduco la seconda, appunto l'ultima presentatrice della giornata, chiedo cortesemente se potete interrompere la condivisione su YouTube. Saluto quindi e ringrazio chi ci sta seguendo attraverso la piattaforma streaming di YouTube. Purtroppo per problemi burocratici dobbiamo interrompere qui. Ricordo l'appuntamento di domani, cominciamo alle 9:30 con la sessione su Aristotele. Grazie. Perfetto, allora poi intanto invito la prossima relatrice a prendere.